Eccoci, siamo ritornati naturalmente con le nostre bellissime interviste, le nostre chiacchierate, come ci piace chiamarle a noi. E oggi abbiamo un'intervista, una chiacchierata molto divertente, sicuramente perché già nel Fuori Onda ci siamo molto divertiti a parlare con lui. Ve lo presento, lo vedete già. Ciro Visco, ciao Ciro. Ciao, ciao a tutti quanti. Grazie allora, di avermi invitato. Ciao, ciao. Grazie a te per la tua disponibilità. Allora, per chi non dovesse conoscere Ciro, Ciro è un regista, è un giovane regista, parliamoci chiaro, siamo tutti giovani, questo è bellissimo, tutto ciò. È un regista che in questo momento è in onda, se vogliamo definirlo così, con una fiction, una serie TV, vogliamo definirla anche in questo caso, una miniserie, ecco, forse è la parola più adatta. Tra l'altro tutta sua, e vi farò capire perché tutta sua, nel senso che la sua carriera è costellata sicuramente da tante regie, ma in coabitazione, diciamo, ecco, però poi lo capiremo meglio. E stiamo parlando di Non mi lasciare, una produzione Rai Fiction, se non sbaglio, vero Ciro? Esatto, corretto, Paper Moon con Rai Fiction. Paper Moon con Rai Fiction in onda già in questi giorni e nella prossima settimana, perché sono 4 episodi. Quindi allora Ciro, parliamo un po' di quella che è la trama di questa miniserie, con protagonisti tra l'altro Vittoria Puccini e Alessandro Roia. E così, facciamo conoscere a chi ancora non ha visto questa serie TV, questa miniserie. Quindi una delle domande più difficili, perché di solito riassumere una sceneggiatura, anzi in questo caso 8 sceneggiature in poche righe, in poche parole, è difficile, però anzi una sfida. Un racconto. Esatto, diciamo. Un racconto. Guarda, la nostra storia prende spunto, diciamo la miccia d'accensione della nostra storia è il dark web, è il mondo che sta al di sotto di quello che noi conosciamo. Noi negli ultimi anni stanno cambiando le nostre vite, stanno diventando differenti, una serie di cose che in passato era molto complesso riuscire ad ottenere, oggi con un click si fanno in un attimo. Ma cosa c'è dietro a questo mondo? Ecco, la nostra storia parte da quello, dal dark web, da tutto quello che sta sotto. Immaginiamo per un secondo che il web, quello che noi conosciamo, sia come un iceberg. Ecco, noi andiamo a scandagliare quello che sta sotto, cioè a portare luce laddove non c'è. Quindi il nostro primo tentativo e il nostro slancio è quello di partire raccontando cos'è il dark web e come funziona il dark web. Come lo facciamo? Come tutte le serie, utilizzando dei personaggi. I nostri personaggi si muovono all'interno di questa miccia che abbiamo attivato e a seconda di come si relazionano a questo argomento si creano dei rapporti tra di loro particolari che poi innescano la vera e propria narrazione. Cosa importantissima, la nostra protagonista è una protagonista donna, si chiama Elena Zonin, è un questore del CNCPO, del Centro Nazionale per la Lotta al Contrasto della Pedopornografia Online, e dall'altra parte il nostro altro protagonista, interpretato da Vittoria Puccini magistralmente, e dall'altra parte abbiamo un vicequestore, quindi un uomo tutto d'un pezzo, un uomo che ha una famiglia, si è creato una famiglia, è sposato con una bellissima donna e ha 2 bellissimi bambini e una terza in arrivo, che invece è l'uomo un po' più semplice, è un uomo che determinate realtà e determinati mondi, tra cui quello del dark web, non lo conoscono. Quindi nell'incontro di questi due personaggi, che in realtà poi scopriremo attraverso la storia già conoscerci, in realtà loro avevano avuto una storia, un love affair in passato, scopriamo che da come loro reagiscono in merito a un evento criminoso che è successo, si innescano una serie di rapporti tra di loro che poi danno vita a Non mi lasciare. In tutto questo la cosa molto interessante è che c'è un terzo personaggio, quindi stiamo parlando di un vero e proprio triangolo, che è quello della moglie di Daniele, che poi scopriremo essere anch'essa legata al personaggio di Elena, e quindi da questo triangolo nascono una serie di ragionamenti, una serie di situazioni che ci portano avanti nella storia, perché la storia va ovviamente come tutte le storie di oggi, grazie a un maestro che è stato Quentin Tarantino, oggi grazie a Dio per noi tutto in una serie sono contenuti tanti generi. Quindi come tutte, rispondendo a questa esigenza degli ultimi anni, anche la nostra serie ha dei filoni in parallelo narrativi, quindi diciamo abbiamo una linea crime molto forte e abbiamo una linea psicologica altrettanto forte, che si innestano insieme nel tentativo poi di far comunicare due realtà differenti. Quindi diciamo che un po' a un certo punto nel dipanarsi della nostra storia il dark web e come loro reagiscono al dark web diventa la metafora per spiegare poi anche
come sono i loro rapporti, quindi tutto quello che all'inizio ci sembra nascosto, buio anche nelle relazioni tra di loro, piano piano prende luce, esattamente come poi la risoluzione del caso che porterà la nostra poliziotta Elena insieme a Daniele anche in Polesine, in dei lidi che non avremmo mai immaginato. Ecco, più o meno, se dovessi riassumere, questo è. Ma l'hai riassunto bene, e soprattutto da quello che ho potuto capire dalle tue parole, è, a differenza di tante altre serie TV che comunque rispettiamo all'interno della Rai, è per giovani, se non sbaglio, visto che comunque si tratta di un argomento abbastanza giovanile come il dark web. Cioè, è una visione diversa da quella che magari potrebbe essere la solita serie TV fiction all'interno del contesto della Rai, ecco. Esatto, cioè, allora, l'intento con questa serie era di andare ad abbracciare un target più ampio possibile, perché dobbiamo tenere presente che le finalità della serie, oltre ad essere una serie che comunque esce dalla Rai e quindi ha anche degli obblighi nei confronti dello spettatore, certo, quindi sicuramente un obbligo divulgativo in merito a quello che è il dark web, quindi quell'aspetto è molto forte, dall'altra parte c'è anche la volontà di spiegare ai giovani come funziona questo sistema, in modo semplicistico, perché in realtà è una serie, quindi parla di altre cose, parla di personaggi, però in modo semplice fagli capire quelli che sono gli strumenti che bisogna nella propria vita attivare per potersi difendere da questa realtà, che è una realtà necessaria. Non può sparire il dark web, perché il dark web poi ha una parte che è il deep web, dove stanno molti dei nostri dati, sono stivati lì, ci deve essere uno spazio dove nascondere le cose per non metterle alla luce di tutti, ecco. Poi nella deriva negativa nascono quelle che sono le compravendite di oggetti rubati, piuttosto che di stupefacenti o cose di questo genere. Però è un male necessario che, se uno si protegge agli giusti strumenti, riesce comunque a controbattere. Quindi sì, certo, è trasversale. La volontà è quella di portare ai genitori la capacità di stare più, di attenzionare di più i loro figli quando si approcciano ai device o quando hanno in mano il cellulare. Dall'altra parte, lo scopo è quello di dare ai giovani la possibilità di capire che delle volte, anche utilizzando dei social, bisogna avere un'attenzione con chi si interagisce, quindi ci sono delle piccole accortezze che bisogna fare al fine di conoscere l'interlocutore che sta dall'altra parte, e dall'altra parte c'è la pura storia, il puro cinema, quindi quello di poter raccontare una storia anche attraverso degli archetipi, perché poi le serialità giocano molto su questa cosa. Io amo l'archetipo, non lo rifuggo, tento di personalizzarlo, tento di dargli una mia visione, però attraverso un archetipo anche raccontare tutta una storia che riassume tutte le finalità della serie attraverso la funzione che poi ha sempre avuto il cinematografo, o in questo caso la serialità e la televisione, di portare attraverso una storia anche del vissuto e una serie di strumenti che ti possono aiutare per il futuro. Io ho imparato tantissime cose nella mia vita guardando i film. Io spero che da un certo punto di vista qualche informazione in più in merito al dark web o a come funziona in realtà il mondo del web, io riesco a darle anche nelle pieghe di una storia che talvolta è romantica, talvolta action, perché c'è una grande matrice action all'interno della serie. Io vengo da una io mi sono formato con l'action, iniziando da Gomorra, per poi una serie di altri progetti che ho fatto anche da aiuto regista, perché ho fatto per diversi anni l'aiuto regista. Ho una propensione a quello, ecco, diciamo, in quel senso è trasversale. Io spero che i giovani la guardino, che la trovino interessante, come l'ho trovata interessante, moderna, contemporanea io. No, infatti, vabbè, era proprio questo che mi sorprendeva, il fatto che in Rai ci fosse un prodotto del genere che avrei visto tranquillamente anche in una piattaforma come Netflix molto più facilmente di quanto magari si possa vedere in Rai. Quindi questa è una cosa positiva, proprio perché la Rai significa che vuole abbracciare anche questa nuova generalità, diciamo, dal punto di vista seriale, ma non solo, mi auguro. Valentina, vai, scusa. Allora sì, innanzitutto mi volevo complimentare con Ciro, anche perché lui ha prodotto, diciamo, altri episodi sia per quanto riguarda la serie di Gomorra che anche, insomma, In Doc nelle tue mani. Però io qui mi chiedevo, anche perché, come insomma abbiamo detto, dark web è una tematica abbastanza affine, insomma, con l'oggi, quindi con tutto ciò, insomma, che oggi è quotidiano, quindi rappresenta proprio la nostra realtà. Però io mi chiedevo, a livello registico, proprio come hai lavorato con questa nuova fiction? Allora, guarda, la domanda è interessantissima, perché porta comunque in luce quello che è tutto il processo creativo del regista. Allora,
parlando proprio sinceramente, io sono partito dalla difficoltà di dover fare una serialità in tempi molto costretti, perché ormai i tempi richiedono, le serie sono richieste tantissime, i tempi anche di realizzazione si stanno comprimendo, ma per una necessità di mercato, non per altro. Quindi era molto difficile per me riuscire a allineare tutti quanti lungo gli stessi binari. Allora, come metodo che ho utilizzato, che è un po' una mia particolarità, io utilizzo dei dogmi, cioè creo una serie di dogmi che tento di applicare in tutto quello che faccio. E ve ne porto un esempio per farvi capire. Ho deciso a un certo punto, anche attraverso il mio scenografo, di differenziare il più possibile ogni spazio in cui io andavo a girare. La serie è ambientata a Venezia, in Polesine, a Milano e a Roma. Allora ho creato dei singoli dogmi per ciascuna di esse, affinché il reparto scenografia, ogni volta che si approcciava a dover allestire un ambiente in una città piuttosto che in un'altra, aveva già di per sé tutti gli strumenti per poterla realizzare il più simile e più vicino a quello che mi immaginavo io. Quindi per me Venezia, e questo vi invito quando guarderete la serie a notarlo, Venezia in quasi tutte le inquadrature in esterno c'è l'acqua e c'è un ponte. Anche quando non c'è l'acqua io ho bagnato per terra. Ah. Perché secondo me il germe della vita dell'acqua era un elemento che doveva rimanere, soprattutto tutte quelle riflessioni, anche laddove non c'era l'acqua, fisicamente bagnando per terra riuscivo ad ottenerle. E quindi improvvisamente Venezia diventa uno spazio dell'anima, dove c'è una parte reale ma c'è una parte anche riflessa. E quindi l'acqua sarebbe una metafora in questo senso. Sempre, io da quello mi appoggio da sempre a Giorgio Strehler, quando da ragazzino vedi il suo spettacolo che era... credo si fosse La Tempesta, adesso non so se sbaglio, che praticamente bagnò il palco, pioveva direttamente sul palco, ed è una cosa che mi scioccò, e mi ricordo di questa intervista alla fine dello spettacolo, dove lui disse: io gliel'ho fatto perché l'acqua è germe di vita, noi siamo nati dall'acqua e all'acqua dobbiamo ritornare. Ecco, quindi Venezia è un germe di vita, se non ci fosse stata Venezia come centralità e come personaggio, perché poi di fatto è un personaggio della nostra serie, probabilmente non avremmo fatto la serie, quindi è quasi un nome, no? Beh, certo, Venezia era il contenitore perfetto per fare una serie che poi potesse avere uno slancio ovviamente differente, però ci deve essere sempre una propulsione. Roma, per esempio, invece l'ho raccontata tutta attraverso i suoi marmi, quindi marmi romani e attraverso i grandi ambienti. Io a Roma non c'è un ambiente in interno che io non ho fatto piccolino, mentre da Venezia vedevo tutti questi luoghi un po' angusti, queste scalette, queste cose qua. A Roma improvvisamente ci sono magioni gigantesche, gli uffici. Però almeno per l'acqua abbiamo la Fontana di Trevi a Roma. Esatto. Quella la ricordiamo con Fellini, no? Esatto, quindi proprio però non c'è l'acqua solo a Venezia l'abbiamo inserita, diciamo. Per il momento sì. Poi, per esempio, Milano invece sono andato tutto sull'high tech, quindi tutti gli ambienti che ho fatto a Milano ho puntato molto di più sul ferro, sul vetro. Quindi questo un po' è la mia modalità per comunicare in modo agevole con i miei reparti artistici, quindi crearsi dei dogmi. E la stessa cosa l'ho fatta poi con costumi, quindi ho creato una palette, e su questo io, una palette sono una serie di colori che vengono definiti inizialmente durante il progetto, e allora ho scelto per esempio per la nostra protagonista una palette che fosse tutta di toni freddi. Questo mi permetteva in qualsiasi momento di elaborazione del personaggio di avere comunque l'opportunità anche fotografica di aggiungere una gravitas in più laddove mi serviva. Laddove non mi serviva, tramite la color ammorbidivo col freddo, lo facevo diventare un po' caldo. Quindi diciamo di base è stato la scelta quella dei dogmi per tutti, e sicuramente la propulsione più importante di tutti è stata quella di raccontare il più possibile in esterno questa serie. Cioè, dove dovete pensare, originariamente da scrittura io avevo il 50% in interno e il 50% in esterno. Vi devo dire, anche il mio produttore Mauri mi ha seguito un po' in questa follia. Io ho spostato quasi il 90% della serie in esterno, perché nel momento in cui avevo l'opportunità di girare a Venezia sarebbe stato folle pensare di andare a girare in interno a Venezia, per quanto poi ci sarebbero degli interni spettacolari, perché mentre per l'esterno il lavoro di selezione è stato fatto nel tentativo di non andare in ambienti già noti. Io ho tentato sempre di andare al di là della Venezia da cartolina, anche se poi ci sono passato, perché insomma non è che va disegnata anche quella, assolutamente.
però ci sono delle realtà veneziane meravigliose. C'è un quartiere che è il quartiere Yungas, che è un quartiere meraviglioso, super moderno, che dà sull'acqua, che vale veramente la pena, affaccia sul Lido, cioè è meraviglioso, però chi lo va mai a vedere, chi lo conosce? Nessuno. Ci sono una serie di luoghi che andava la pena, valeva la pena valorizzarli. Assolutamente. Farli conoscere. Esatto. Invece, paradossalmente, poi in interni sono andato negli interni più iconici possibili, perché a quel punto avevo bisogno di qualcosa che nell'immediatezza passasse, come per esempio sono andato a girare al conservatorio, che è uno spazio meraviglioso, molto noto, molto visto. Quindi ho fatto tutto un lavoro di questo genere. Devo dire che da quel punto di vista, altra cosa importante a livello registico è stato il lavoro con gli attori. Sì, infatti volevo proprio chiederti, appunto, fra i tre protagonisti, com'è stato lavorare con loro e soprattutto perché hai scelto proprio questi attori come protagonisti, quindi Vittoria Puccini e Alessandro Roia. E allora, Sara Fermelbaum, non dimentichiamo. E Sara, sì, assolutamente, esatto. E Sara. Beh, allora, lavorare con loro è stato veramente un piacere, nonché un onore. Io sono arrivato su questo progetto che già la Rai aveva pensato a Vittoria, quindi era già un pensiero aprioristico che io ho subito fatto mio. Da un certo punto di vista, quando ho saputo che era lei la possibile protagonista, quasi ero molto emozionato, nel senso che si stava parlando di un personaggio molto complesso, il personaggio di Elena Zonin, per come l'ho ragionato io. Poi mi direte voi, dopo che l'avrete visto, se passa questo messaggio. Però io ho preso l'archetipo maschile del poliziotto. Immaginiamo stasera, se l'avessimo fatta 20 anni fa, 10 anni fa, il protagonista sarebbe stato un uomo. Sì, oggi, oggi il protagonista è una donna. E io potevo rischiare di cadere in una facile semplificazione archetipica, tipo pensare di avere una poliziotta con i capelli raccolti, il giacchetto di pelle e il jeans. Molto all'americana, però, così. Molto all'americana. Io ho scelto esattamente di fare l'opposto. Quindi sì, ho tentato di dipingere la nostra Elena, bellissima, come poi è nella vita Vittoria, ma una donna che mostra la sua bellezza, perché nell'emancipazione che in questi tempi ci sentiamo proprio nostra e che dobbiamo continuare a perseguire. Prego, prego. Sì, ed è anche una bellezza semplice, comunque. Assolutamente, assolutamente. Molto pura, genuina. Totalmente, ma anche nella recitazione, certo, sì, certo. No. In questa emancipazione che tentiamo tutti quanti per le varie minoranze, le varie realtà dobbiamo avere, perché è importante che ci sia. L'importante è anche però capire che non ci dobbiamo chiudere intorno a dei didascalismi. Quindi averla una donna che è capace, che è una brava, perché poi lei è un personaggio molto interessante, un personaggio... Un bel portamante. Beh, ma poi è una che di temperamento forte, che riesce comunque a gestire anche situazioni difficili, però si veste ed è meravigliosamente femminile, come giusto che sia. E per esempio il personaggio di Alessandro Roia, Daniele, invece ho fatto tutto il lavoro opposto. Si immaginava che dall'altra parte ci dovesse essere l'uomo tutto d'un pezzo, che no, non ci starò a quello che tu mi stai dicendo. Invece ho disegnato e tratteggiato, grazie ad Alessandro, un personaggio di grandissima fragilità, che nel momento in cui si confronta con lei, tutte quelle sue sicurezze improvvisamente cascano. E quindi lui, nella sua fragilità di ombre verticale, deve un po' ricostruirsi. Quindi in questo io ho avuto la fortuna di lavorare con Vittoria, che ha preso questo personaggio e gli ha dato vita, gli ha dato la sua femminilità, gli ha dato il suo carattere, la sua semplicità, e gli ha dato una grande capacità di sintesi. Perché questi sono personaggi che talvolta, se ci facciamo prendere dal nostro mondo, il nostro mondo italiano è registico in generale, è un mondo di parola. Tutto passa attraverso la parola. Vittoria ha questo dono, cioè che riesce a veicolare emozioni e sentimenti senza dire niente, muovendo una mano, girando la testa, e lei ha fatto suo il personaggio di Elena anche asciugandolo e quindi donandomi delle cose che io non avevo mai pensato di riuscire a veicolare allo spettatore senza la parola stessa. Quindi questa cosa abbastanza mi ha colpito. Dall'altra parte mi sono trovato Alessandro, che invece era non me l'aspettavo, perché ero abituato, l'avevo visto in vari progetti che tutti quanti noi conosciamo, a partire da Romanzo Criminale, sì, dove mi era rimasto molto impresso. L'avevo visto tutto, insomma, mi sembrava una persona precisa, lineare, molto professionale, e invece ho scoperto essere una persona estremamente energetica.
Sì, io la mattina sono una persona, lo state notando, io sono una persona molto di cuore, mi muovo, sono molto agitato. Dinamica. Esatto. Lui riusciva ad esserlo più di me. Sì, sì, e è quindi vero, quando è vero. La mattina io arrivavo un po' scarico, magari un po' stanco perché avevo fatto i sopralluoghi fino a tardi, mi trovavo questo concentrato di energia che mi arrivava la mattina. Allora dobbiamo fare. E anche tramite lui ce l'ho fatta a far nascere questo personaggio di Daniele, che poi mi rappresenta molto, perché rappresenta un po' anche le mie fragilità di uomo, perché non bisogna aver paura nell'ammettere che ogni tanto ci sono delle realtà ai giorni d'oggi che non si conoscono, certo. E che quindi, non conoscendole, bisogna avere anche l'umiltà di dire non certo. So come mi ci devo approcciare. Ecco, lui è un po' quella parte lì e l'ha presa a pieno. A chiudere proprio il triangolo in modo meraviglioso c'era poi Sara, che è il personaggio di Giulia, Sara Feblebaum, che è stata veramente eccezionale. Forse lei più di tutti rappresenta la visione del regista. Quindi se io devo dire, dovessi fare un paragone, Elena per me è la mia parte più femminile, la mia parte sognatrice, no? Che deve raggiungere quell'obiettivo, anche perché probabilmente se non fossi stato un minimo sognatore non sarei neanche oggi qui a fare il regista, credo. Condivido. Da una città piccolina, cioè è stata un iter che è durato quasi 24 anni. Dall'altra parte, mentre invece tutte le mie fragilità dentro Daniele, Giulia rappresenta secondo me la visione del regista, cioè in realtà era il contraltare per bilanciare queste due forze talmente opposte tra di loro, che a un certo punto io stesso, quando stavo in scena e avevo all'inizio, soprattutto all'inizio dello svilupparsi della linea narrativa dei due personaggi, avevo questa tensione tra di loro, facevo fatica, ma dovevo mediarla. Ecco, Giulia per me è la mediazione artistica, nel senso che riusciva a prendere da una parte le tensioni emotive di Elena, elaborarle e ridarle a Daniele affinché lui capisse, viceversa. Quindi lei, da un certo punto di vista, è un po' il feticcio per me della mia regia, della regia del personaggio. E devo dire che lei, ancora di più, se possibile, mi ha stupito in tantissime scelte, nella grandissima capacità di portare dolcezza ed eleganza, ma nello stesso tempo fermezza e sicurezza. Quindi il suo personaggio risulta poi, per quanto si veda meno degli altri due, risulta comunque molto presente, soprattutto dal punto di vista emotivo. Un sacco di persone alla fine della visione della serie mi hanno detto che per loro, a livello percettivo, quasi erano stati presenti tutti e tre. Quindi questo vuol dire, dal punto di vista interpretativo, di un'attrice che ha colto in pieno il suo ruolo e quindi ha aiutato a tenere sulla linea narrativa con il giusto peso. Quindi sicuramente tre risorse, sono stato veramente molto fortunato. Una bella squadra. Beh, sì. Due estremi e l'equilibrio centrale formato appunto da Sara Feblebaum, che io ricordo essere all'inizio della sua carriera una conduttrice per programmi della RAI, e poi è diventata una roba impressionante dal punto di vista attoriale, perché ha sempre sfornato bellissime interpretazioni. Alessandro, ma poi tutte diverse, assolutamente. No, poi Alessandro, ti do ragione, perché io personalmente lo conosco, essendo lui sposato con la figlia di Claudio Ranieri, l'allenatore, che vive qua in Calabria durante l'estate, quindi vengono a fare durante l'estate qualche volta il soggiorno estivo vicino dove abito. Sono venuto pure io a trovarlo. Ah sì? Quest'estate? Ti aspettiamo! Sì, bellissimo. Magari capiterà. Essendo che comunque loro abitano proprio dove sto io, il villaggio dove sto io, adesso forse si sono spostati un po' più su, però insomma li vedo sempre con... E quando dici che è molto energico, Alessandro, è vero, cioè proprio lo vedi che è sempre bello attivo. Mamma mia, è una risorsa veramente. Allora Ciro, fuori onda ne abbiamo un po' parlato, però volevo far capire un po' a chi ci sta ascoltando e a chi ovviamente per la prima volta magari conosce il tuo nome, vede il tuo nome, perché questa è una cosa che accade sempre. Il regista forse è molto più conosciuto per il nome e non per la faccia, l'attore viceversa, cioè l'attore invece, ma quello me lo ricordo, l'ho visto, però non si ricorda mai il nome una persona. Invece il regista, se arriva a certi livelli, cominciano a ricordare il nome ed è già importante, secondo me. Comunque, come inizia la tua carriera? Volevo sapere questo. Allora, la mia carriera inizia non per caso, nel senso che io fin da quando ero ragazzino, io abitavo in questa città che era Varese,
e quindi avevamo vicino questa Milano, e a Milano sentivo parlare di queste pubblicità, di questo mondo pubblicitario. Io sono quella generazione che è nata davanti alla televisione, davanti alla televisione è cresciuta, e davanti alla televisione ha passato tantissimo tempo. Quindi un anni 80 come noi, fondamentalmente. Sì, assolutamente, assolutamente. Quindi un po' era affascinato dal mondo televisivo, dal mondo dei film in particolare. Poi mio padre ci portava sempre una volta a settimana, ci portava sempre al cinema, era proprio una cosa imprescindibile, qualsiasi cosa si poteva saltare ma mai il cinema. Quindi quando ho avuto la possibilità ho iniziato facendo la comparsa in dei videoclip e in degli animatic che si utilizzano ancora adesso, sono praticamente delle pubblicità fatte a basso costo per spiegare al cliente come poi la vorrei realizzare. Quindi io trovai quella corrente e iniziai a fare quel lavoro. Poi a un certo punto, mentre ero a Milano, incontrai delle persone che facevano questo lavoro e mi spiegarono tutti: guarda che se vuoi fare questo mestiere ad alti livelli devi andare a Roma. Quindi a un certo punto, da Milano, dove studiavo alla Statale di Milano Lettere Antiche, ho scelto di fare questo salto e mi sono trasferito a Roma, dove per un puro caso, volendo io fare un po' di pratica del mondo di set e tutto quanto, tramite conoscenze varie avevo mandato la mia candidatura come assistente volontario per una serialità che si chiamava Un posto tranquillo, con protagonista Lino Banti. E iniziai lì a fare il volontario. Fortuna volle che un paio di mesi dopo l'assistente titolare fu chiamato su un altro progetto e il mio aiuto regista dei tempi, che tra l'altro è stato uno dei miei maestri dal punto di vista dell'aiuto regismo e di una serie di forma mentis che ancora adesso porto dietro, si chiamava Nanni Marino, mi feci diventare subito primo assistente. Quindi fortunatamente sul mio primo lavoro ebbi questa fortuna. Da lì, un po' investito di questo ruolo un po' complesso, un po' la volontà anche di dimostrare che ero in grado di fare una cosa. Io avevo 20 anni, quindi ero proprio molto piccolo, tra i 20 e i 21 anni. Ho preso la palla al balzo e da lì poi ho iniziato a fare l'assistente fino al 2009, senza mai fermarmi, finché poi nel 2009 feci passaggio ad aiuto regista. 2008-2009 sono passato ad aiuto regista, quindi ho fatto proprio tutte quelle che sono le varie... La gavetta, insomma. La gavetta totale. Poi da lì ho avuto la fortuna ad aiuto regista, prima di fare progetti generalisti della Rai, ma molto interessanti, e soprattutto di lavorare con dei registi, secondo me... I registi, ci sono registi che sono bravi come registi e ci sono i registi che sono bravi anche come insegnanti. Io credo che nella mia carriera ho avuto la fortuna di incontrare registi anche insegnanti, e registi che mi hanno veramente, da un certo punto di vista, sbloccato la testa su una serie di cose che altrimenti non avrei mai capito, perché poi è il processo mentale che fa l'artisticità e il ruolo, no? Certo. Quindi ho avuto l'opportunità prima di lavorare con dei mostri sacri per me, che era, adesso dirò questo nome, molti non so se lo ricordano, però Luigi Perelli, che era un famosissimo regista degli anni 70, anni 80 di televisione, che fece anche La Piovra, insomma, sì. Fece una serie di progetti molto interessanti, che mi spiegò la facilità di mistificare l'immagine per raggiungere i tuoi obiettivi. Poi ebbi la fortuna, e forse è stato uno degli incontri più floridi della mia carriera, di lavorare con Riccardo Milani. Lui veramente mi ha cambiato totalmente la testa. Hai fatto aiuto regia per un suo film, vero? Ho fatto, sì, per una serie, e sì, per un paio di film. Forse per... Mamma o Papà, se non sbaglio. Mamma e Papà, esatto. E per una serie che è arrivata la felicità. Quindi ho avuto la fortuna di... E lui veramente, da un certo punto di vista, mi ha totalmente aperto la testa su una serie di processi mentali che non pensavo che il regista dovesse fare. E quindi da quel punto di vista io lo considero proprio uno dei miei più grandi maestri. Poi ho avuto la fortuna enorme di lavorare con Francesca Comencini. Mamma mia. Che lei veramente, per me, dal punto di vista, ecco, tutti questi vari rapporti che ho avuto con i registi, lei è sicuramente la regista che mi ha insegnato di più a interfacciarmi con l'attore. E soprattutto a mettere in campo anche me stesso, per spiegare all'attore cosa desideravo avere in quella determinata scena attraverso delle metafore. Io non avevo mai visto un regista che, quando spiegava agli attori come dovevano fare una determinata scena, gli spiegava: no, perché è come quando io litigavo con mia madre, facevo così, allora... E improvvisamente, con quella semplicissima metafora, uno che può
concetto che poteva sembrare assolutamente filosofico, di difficilissima comprensione, diventava improvvisamente leggibile a tutti. E questo è un dono e un insegnamento che mi ha fatto Francesca. Io con lei ho fatto tutte le Gomorra. Sì. Forse no, la prima non feci con lei, perché nella prima stavo già con Claudio Cupellini, e quindi sicuramente sono tre personaggi, tre registi che a modo loro mi hanno cambiato. Poi ne ho conosciuto tanti altri, tutti a modo loro sono stati maestri di qualcosa. Beh, ma è normale, poi soprattutto c'hanno un po' di esperienza in più, ecco, voglio dire. Io cito questi tre perché sono i tre che forse mi sono rimasti più impressi, però chiunque dei registi con i quali ho lavorato o ho avuto la fortuna di lavorare mi ha insegnato qualcosa, e qualcosa di quello che ho visto fatto da loro l'ho rubato come un apprendista artigiano, l'ho riportato poi nel mio lavoro. E poi da lì niente, poi lì c'è stata la grande fortuna di fare Gomorra è stato un progetto molto importante, perché fin dalla prima stagione ho iniziato a fare delle piccole unità dove dovevo andare magari in posti un po' complessi, con pochissima gente, a girare piccole cose che mancavano, piccole integrazioni, noi in termine tecnico talvolta le chiamiamo fegatelli. E poi giravo fegatelli, esatto, che è la cosa che si gira alla fine, sì. E poi giravo, io ero molto bravo nel coordinamento dei veicoli di massa, quindi giravo tutte queste flighthead, che praticamente sarebbe una testata alta con davanti tutti i motori, non so se avete in mente Gomorra quando le macchine certo, vanno... Certo, che si vede dall'alto la ripresa. Ecco, quella era una cosa che io ero molto performante su quell'aspetto lì, quindi diciamo pian pianino vedendo quello hanno visto che avevo voglia di fare, c'erano delle idee anche quando tornavo con del materiale abbastanza interessante, magari non totalmente lineare, allora da lì piccole seconde unità, poi la fortuna su Gomorra 3 di fare una settimana, poi su Gomorra 4 due episodi. Ma infatti questo ti volevo chiedere, vabbè, tu hai partecipato praticamente appunto alle quattro stagioni, non so se alla quinta hai pure partecipato, mi sembra no, di la quinta no. È l'unica di no. Però quando tu, la differenza qual è quando tu lavori per tutti gli altri registi e per tutti gli altri episodi e poi quando la fai tu alla regia, cioè nel senso nono, il decimo, non mi ricordo, episodio di Gomorra è tu e basta, e mentre gli altri tu partecipi alla regia di comunque la Comencini, Cupellini. È una roba un po' atipica quella, nel senso che solitamente quando fai il regista su una serialità di determinati episodi fai solo i tuoi episodi, però io venivo da un know-how tale di Gomorra, avendo iniziato la prima stagione, che è da una simbiosi con Francesca Comencini, e quindi mi ha portato anche nella quarta stagione, quando avrei dovuto fare soltanto la mansione di regista, di seguirla anche da aiuto regista. Quindi ho aperto io la serie, perché poi negli anni sono diventato molto performante dal punto di vista dell'aiuto regismo, per la capacità di impostazione di reparto, perché è una cosa di cui si parla poco, però il nostro lavoro è un lavoro molto gerarchizzato, dove bisogna sapere anche dove utilizzare le risorse. Io quell'aspetto lì negli anni l'avevo sviluppato molto bene, quindi sarebbe stato quasi una mancanza da parte mia, ma anche una mancanza produttiva se non me l'avessero proposto, di aprire comunque Gomorra, aprire il reparto, gestire tutto quello che era l'aspetto di reparto. E poi a un certo punto mi sono staccato quando avevo finito con Francesca, mentre giravo un altro regista di cui io non avevo seguito lo sviluppo della preparazione, preparare i miei due episodi e fare i miei due episodi. Quindi sì, è una roba un po' atipica, però è stata anche una grandissima fortuna, perché di fatto io su Gomorra 4 ci sono stato quasi in tutte le fasi possono ragionare dal punto di vista del reparto regia. Questo grazie ovviamente agli insegnamenti della Comencini, che ovviamente ha anche i suoi insegnamenti dal padre, Luigi Comencini, insomma. Bene. Vale, dopo mi farai un'ultima domanda per il nostro ospite di quest'oggi, però prima facciamo la simpatica torre, che tanto fa male in altri casi ad alcuni ospiti, però secondo me il nostro Ciro ci risponderà in maniera tranquilla, lo so che secondo me farà una... Un figurone. Sì, a parte un figurone, non avrà problemi nel rispondere, nonostante lo possiamo mettere in difficoltà, perché devi sapere, caro Ciro, che la torre, noi ti diamo due, diciamo, opzioni che probabilmente, anzi sicuramente apparterranno un po' al tuo cinema, al tuo ruolo di regista, e tu dovrai scegliere tra l'uno e l'altro chi buttare giù. Quando proprio non ce la fai, ti diamo la possibilità di avere un bonus, ok? In quel caso non ti facciamo proprio rispondere. Però sono convinto che non lo utilizzerai il bonus, perché secondo me sei molto curioso. Curioso, vai. Vedremo, allora. Siamo.
E vuoi iniziare tu, Vale? Sì? Vuoi iniziare tu? Vai, vai, vai. Allora, chi butti giù dalla torre? Il cinema oppure la serie TV? Eccolo. Che giura, che questo domandone, questo domandone. E pensa agli altri. Guarda, cazzo, questo è un domandone. Magari butto giù, rifatti al presente, butto giù la serie TV, perché tanto poi mi butto giù con lei e la vado a salvare. Ah, ok. Bella risposta. Ci sta, ci sta. Pensa agli altri, allora, se questa ti ha dato un attimino di disturbo, diciamo. Io ti chiedo, invece, chi vuoi buttare giù dalla torre tra Luca Argentero o Vittoria Puccini? Porco Giuda, ragazzi. Porca sozza, vabbè. Allora... Vabbè, dai, non ti ascolto, quindi... va bene, così... Adesso butto giù dalla torre Luca, perché è un grandissimo nuotatore, quindi sono certo che riesce, ma pure un grande scalatore, quindi sono sicuro che risale prima ancora che l'ho buttato giù, poi butta giù me però. Ecco, allora adesso se a queste sei riuscita a rispondere con difficoltà, adesso non lo so se riuscirai, ma penso di sì in realtà. Vai Vale. Sì, chi butti giù, Gomorra oppure Doc nelle tue mani? Gomorra. Ecco, perché? Perché è andata, perché è stato, fa parte del mio passato, bisogna sempre guardare al futuro, quindi l'ho Doc, amata. Doc ci sei ancora, questo volevo capire. No, non ci sono, non ci sono più, però fa parte più, un po' più del mio presente, della mia vita recente. Io Gomorra ci ho dedicato quasi 10 anni, se stessi ancora solo attaccato a quello, giusto anche lasciarla andare, ma anche perché Gomorra, se la lasci andare giù nella torre, piglia il volo e se ne va, hai capito? Vabbè, però è finita bene, dai, nel senso ha avuto il suo successo anche a livello internazionale, quindi... Assolutamente, assolutamente. Questa mi incuriosisce perché prima ho visto che c'hai, sai, il personaggio della Marvel, adesso non mi ricordo proprio il nome, Star-Lord, se non sbaglio, quando uscivi fuori dalla chiamata. Sì, esatto. E quindi ti chiedo se preferisci, anche se non c'entra niente, però qualcosa è legato, classici Disney o Disney Pixar? Disney Pixar. Quindi giù dalla torre i classici. Come mai, se posso chiederti? Perché diciamo i classici sempre un po' per la visione delle cose del passato. Io credo che da un certo punto di vista la Pixar sia l'elaborazione moderna di alcuni classici. Alcune cose che per noi sono Pixar oggi saranno un classico domani. Wall-E sarà sicuramente un classico un giorno, come una serie di grandi Toy Story, una serie di grandi film, quindi è soltanto una questione di ricircolo. È solo una questione di ricircolo. Cioè, per un regista, secondo te fa bene più vedere un film della Pixar o un classico? Perché secondo me ci sono due differenze. Dipende che regista vuoi essere. Ah, ecco. Dipende che regista vuoi essere. Nel senso, più nella contemporaneità Pixar, se vuoi essere forse non più profondo, perché sarebbe sbagliato, perché poi sono profondi ugualmente anche quelli della Pixar, però se vuoi una base un po' più classica di costruzione narrativa, forse sicuramente quelli della Disney, però teniamo presente che la Disney sono favole, e le favole le troviamo anche nei libri, un sacco di cose, quindi da un certo punto di vista ci si può attingere in tanti modi a quel tipo di racconto, no? È una bella risposta, perché di solito tante persone buttano giù la Pixar perché sono rimasti, diciamo, indietro nel tempo con i classici, il romanticismo, il sentimentalismo dei classici. Invece la tua è molto, molto strutturata. Guarda, una serie di scelte che ho fatto nella mia vita, se non avessi guardato al futuro sarei ancora a fare altre cose, non sarei oggi qua con voi. Quindi io guardo sempre in avanti, senza buttare via il passato, certo, assolutamente. Certo. Però è giusto così. E allora a questo punto questa prossima opzione, B opzione per quanto riguarda la torre, che dirà Valentina, forse abbiamo già la scelta, vediamo. Infatti sì, già la sospettiamo. Allora, chi butti giù, tra la piattaforma oppure i film sala? La piattaforma. Ah, ecco. Allora il classico rimane. La piattaforma. Tutta la vita, dai. Beh, ma perché la piattaforma, quella si rigenera veramente da sola. La butti giù, ma tanto ritorna su come niente. No, più che altro perché credo che il cinema... Si è perso del concetto del cinema, proprio il concetto di evento.
divento dal vivo, quello ha perso, ancora si fanno confrontare, vi faccio un esempio velocissimo per non farvi perdere troppo tempo, è un po' come confrontare quando si è sempre confrontato Milano e Roma, sono due città che non sono confrontabili, io utilizzo molto questa metafora perché secondo me è una metafora importante su un sacco di cose. Sono due realtà che non vanno a confrontarsi tra di loro, perché una c'ha una storia imbarazzante, lunghissima, e l'altra invece c'ha una proiezione verso l'Europa differente. Uguale un po' è la sala e le piattaforme, sono due realtà talmente diverse, perché il cinema non può sopperire la sala, perché c'è la bellezza di sentire una risata del pubblico intorno a te o piangere insieme alle persone intorno a te, è più simile al mondo teatrale per me, quindi io sicuramente, se devo salvare quello in questo periodo di Covid, salvo la volontà di stare insieme alle altre persone, quindi salvo il cinema. Poi le piattaforme le salverò per altre questioni, però sicuramente oggi come oggi ti dico, salviamo il cinema, salviamo il contatto interpersonale, sperando di riuscire a farlo il prima possibile come una volta. E invece tra Roma e Milano, quale scegli? Milano. Scegli comunque Milano. Milano. Vabbè, facciamo... Guarda, dipende dalla stagione, perché se devo scegliere in inverno ti scelgo Roma. Però su altri aspetti ti scelgo Milano. Nonostante non sono comparabili. Milano, vi dico Milano perché non ne parlerò più in questa sede, ma Milano perché ho appena finito di girarci una serie, quasi sei mesi, e quindi per me è stata comunque un'esperienza importante, e poi soprattutto ho ritrovato una Milano che io avevo lasciato a fine degli anni 90, che è totalmente differente e che è totalmente a misura d'uomo, una roba impressionante. No, e tu anche in questo caso è coadiuvata da qualche altro regista, perché Blocco 181 parli, giusto? Esattamente. La prima serie TV che avrà come protagonista, lo possiamo dire perché comunque è uscita questa cosa, il personaggio, che è il cantante più che altro, che conosciamo tutti con il nome di Salmo, in realtà si chiama in un altro modo. E tra l'altro c'è anche un ragazzo, un amico nostro calabrese, che lavora in questa serie TV. Poi Alessio. Magari... Alessio, bravo. Vabbè, Alessio comunque fa un sacco di cose, però è molto bravo. Mazza, Alessio ragazzi è un interprete... veramente veramente bravo, veramente. Stiamo parlando di Alessio Praticò. Io ti faccio l'ultima torre, perché non hai usato il bonus e secondo me anche in questo caso non lo userai. Ti dico di scegliere tra Tarantino e Spielberg, due grandi registi. qua mi quasi sto per utilizzare il bonus, dici, per la cosa dove meno lo avresti utilizzato, invece non lo utilizzerò, e in modo anche un po' strumentalizzato ti dico Spielberg, perché un po' non mi lasciare, io mi sono ispirato a Spielberg. Quindi lasci su Spielberg. Sì, nel senso che ci sono una serie di mondi e di realtà che se non avessimo avuto la capacità di racconto che ci ha insegnato Spielberg, oggi non ci saremmo mai potuti approcciare. Un esempio su tutti è Schindler's List, che per me rimane ad oggi uno dei film che tratta con una gentilezza e con un'eleganza uno degli episodi peggiori della storia dell'uomo, ma lo fa veramente. Quindi sì, ho imparato tantissimo. Quentin Tarantino imparerò ancora di più, ma diciamo Spielberg lo conosco di più perché ci sono proprio cresciuto con Spielberg. Cioè, lo squalo per me ad oggi, a livello grammaticale registico, è ancora il top. Cioè, quello è un film che ha una quantità di inquadrature minima, e nonostante questo riesce comunque a veicolare qualsiasi informazione, a movimenti macchina che sono eccezionali. Un po' mi ci sono ispirato anche per alcune cose di Non mi lasciare, che in tutto questo Non mi lasciare ho fatto più di 35 citazioni, che è una cosa che... Ma scusami un attimo, il titolo Non mi lasciare, perché proprio questo titolo? Allora, è un titolo che nasce in realtà da una serie di scelte artistico-produttive, nel senso che le serialità possono avere, allora adesso siamo in un periodo in cui si tende ad avere il nome della serialità singolo, secco, un nome singolo o al massimo due nomi, in modo che immediatamente entri dentro la testa della... Ora, la scelta di prendere una frase è proprio la volontà di spiegare che non c'è soltanto magari un escamotage narrativo all'interno della serie, ma c'è proprio la volontà di far ragionare. La cosa che Non mi lasciare non è, per esempio, all'estero in inglese è molto più bello,
Don't Leave Me Alone, che è molto bello. Non Mi Lasciare Da Noi non suona meravigliosamente, ma io a un certo punto ho anche pensato di cambiare il titolo. Abbiamo fatto dei pensieri con i capi struttura della Rai, poi ci abbiamo pensato, abbiamo detto no, ma forse proprio Non Mi Lasciare ha quella carica giusta di realtà di racconto, quando ti esce anche quella frase che magari non suona benissimo, può essere o perlomeno non è così immediata. Esatto. Ah. E poi perché un po' in tutta la serie il concetto è sempre quello: non mi lasciare in ogni suo aspetto, che sia il personaggio che non vuole essere lasciato da un altro, piuttosto che una realtà che non vuole essere abbandonata e si attacca a se stessa. Cioè il concetto di non mi lasciare, del non farsi lasciare, è continuo, perché poi l'uomo tenta di attaccarsi a tutto quello che gli sfugge, no? E quindi non riesce a stare. Fine, Non Mi Lasciare mi è sembrato un titolo che, nonostante all'inizio fosse un po' per me respingente da alcuni punti di vista, poi in realtà ho capito che era molto più profondo rispetto a quello che avevo letto all'inizio dalla prima lettura della sceneggiatura. Vero. Poi ovviamente l'italiano medio che guarda queste cose potrebbe pensare, senza conoscere nulla di questa serie TV, che si tratti del solito romanzo romantico, melò e tutto il resto. Invece dentro c'è tanta altra Ma infatti il grande scopo, che è stato quello a livello informativo, la speranza che sia passata, era proprio quello di spiegare che comunque era un action thriller psicologico, più che una storia d'amore. È vero che Non Mi Lasciare ti riporta la semantica amorosa inevitabilmente. Speriamo che questo sia passato, perché in realtà la serie è proprio tutt'altro, anche perché altrimenti non sarebbe stata acquistata e presa da un canale come Canal Plus. Questa è una delle prime serie che è stata, le prime serie Rai acquistate da Canal Plus. Le serie Rai hanno una grandissima vendibilità, quindi non accetto la mia, la prima, ad essere venduta all'estero. No, però... Però Canal Plus è sempre stato una piattaforma un po' complessa, nel senso che prendeva solo determinati tipi di progetti. Sì, questo è il primo progetto che Canal Plus, e tra l'altro l'ha preso quando ancora non era stato ultimato l'episodio, visto soltanto una prima draft. Quindi questo ci fa capire che una base buona, cioè speriamo. No, speriamo. Assolutamente, tra l'altro lo ripetiamo, in questi giorni è in onda sulla Rai e poi probabilmente anche su Rai Play si può rivedere questo bel prodotto del nostro Ciro Visco. Non Mi Lasciare, non vi fate appunto abbindolare dal titolo, un po' alla Se Mi Lasci Ti Cancello, al tempo quando in Italia fu trattato così un grandissimo film. Eternal Sunshine è diventato lasciamo perdere, ma lì è perché c'era Jim Carrey che in quel periodo funzionava così. Esatto, e quindi per loro era una commedia anche in quel caso, però è più di una commedia quel film. Esatto. Direi che comunque va bene così. Allora, dei tuoi progetti futuri, bene o male ne abbiamo parlato, dicendo di questo blocco 181 che non so quando uscirà, però comunque sono terminate le riprese, vero? Sì, sono terminate. In questo momento mi trovo, sono nel montaggio. In sala montaggio. Sono già. Sì. E quindi speriamo appunto di poi ritrovarci quando uscirà quest'altro prodotto, che se non sbaglio è Sky. Sì, esatto. Sky Studios. Ci risentiamo anche magari con qualcuno, con Alessio stesso, vediamo un attimino. Magari, sento spesso, ho detto, siccome c'è tanti progetti, a un certo punto dobbiamo fare una bella intervista, una bella chiacchierata, dove parlerai di tutti questi progetti che sono in uscita. E allora io ti auguro davvero tante cose belle, caro Ciro, speriamo di ritrovarti anche qui in Calabria per qualsiasi altra cosa. Mi auguro anche che arriverà un lungometraggio, visto che comunque a un certo punto della tua vita arriverà. Uno dei miei sogni, sì. Sicuramente ci potrà essere la possibilità, perché comunque non ti mancano le basi, diciamo, in questo caso, perché si parte, diciamo, da, come dicevi tu, no, in maniera da gavetta, ecco, dalla serie TV, e poi piano piano si può arrivare sicuramente a qualcosa che arriva di più, vuoi non vuoi, al pubblico, essendo comunque un lungometraggio. Grazie Ciro, veramente è stato un piacere averti con noi. Grazie a voi. E speriamo, ripeto, di rivederci e risentirci presto per tutti i tuoi progetti, e magari appunto qualcosa quando vieni giù, se c'è qualche festival, qualcosa, ci si risente. Volentierissimo. Grazie mille, in bocca al lupo. Io e altri miei ospiti. E ci sentiamo per la prossima. Ciao. Grazie. Ciao. Ciao Ciro. Ciao.